Il canottaggio entra nelle scuole e lo fa portando i campioni cremonesi del remo. Alla media vida va in scena la sfida al remergometro tra studenti sotto gli occhi attenti degli allenatori della Bissolati, Gigi Arrigoni, Davide Magri e Giorgio Rigoni, ma soprattutto dei due atleti della Nazionale Azzurra, Giacomo Gentili e Andrea Cattaneo. Un modo per far avvicinare allo sport del remo i ragazzi più giovani. Importante farsi conoscere e soprattutto far conoscere questo tipo di sport, perché ormai a Cremona pochi frequentano il Po e, a differenza di tanti anni fa, pochi vanno in barca. E quindi noi cerchiamo di diffondere un'idea di uno sport pulito, uno sport che valorizzi quelle che sono le capacità individuali, il senso di impegno, di sacrificio e la serietà. Soprattutto cerchiamo di dare un'immagine anche di società, una società accogliente, seria e che investe molto sullo sport e sui ragazzi. Dopo le gare, le premiazioni, con grande soddisfazione per gli studenti e per gli insegnanti e la vicaria Paola Fara. Allora, ritengo che tutto lo sport abbia un elevatissimo valore formativo, quindi che insegna ai ragazzi a superare le difficoltà, che chiunque ce la può fare con un po' di spirito di sacrificio, sicuramente insegna anche il valore dell'inclusione, quindi a rispettare il diverso, quello in difficoltà, e il fatto che sì, abbiamo aderito a questo progetto di uno sport un po' di nicchia per far capire ai ragazzi che non esiste solo il calcio, gli sport che possono dare soddisfazione sono tantissimi altri.